Progetto numero 3, atto 1760, azioni di coordinamento tra la Commissione regionale antimafia, l'Osservatorio antimafia, il Comitato Tecnico Scientifico della Giunta per Sicurezza e Vivibilità, l'Osservatorio sulla valorizzazione dei beni confiscati, collaborazione con la Commissione nazionale antimafia. Interroga la consigliera Porzi, risponde al Presidente Tesè. Prego, consigliere Porzi. Grazie Presidente, buongiorno colleghi. Con questa interrogazione intendo sapere dalla Presidente che ha in capo queste deleghe quali sono le azioni di coordinamento tra la Commissione regionale antimafia, l'Osservatorio antimafia, il Comitato Tecnico Scientifico della Giunta regionale per la sicurezza e la vivibilità e l'Osservatorio sulla valorizzazione dei beni confiscati con le collaborazioni quindi relative alla Commissione Antimafia Nazionale. Alcuni dati del documento sono superati dai fatti, come spesso accade, perché nel frattempo dal momento del deposito ad oggi sono intervenute azioni che hanno in effetti già dato una piccola risposta ad alcuni quesiti. Comunque, con deliberazione dell'Assemblea legislativa del 20 è stata istituita la Commissione d'inchiesta, analisi e studi su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, corruzione, riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti, Commissione che nella nostra sede istituzionale si è insediata il 9 marzo 2020. In data 16 novembre 2020 la Commissione d'inchiesta si è riunita e ha deciso di procedere con l'analisi dettagliata della proposta di legge sulla legalità, rispetto delle leggi e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, predisposta anche al termine della precedente legislatura. Questa decisione rappresenta il fulcro di tutte le commissioni antimafia nazionali che si sono istituite negli anni e che operano in perfetta sintonia e continuità con le commissioni precedenti, nell'intento di non interrompere quei percorsi virtuosi tra istituzioni, Stato e direi anche gran parte della società che si organizza nelle nostre realtà attraverso una serie di associazioni che danno un grande contributo in questo senso. Le recenti indagini ci confermano quello che qualche mese fa ebbe a dichiarare il nostro prefetto, il dottor Armando Grandone. L'Umbria non mostra fenomeni di consorterie di tipo mafiose, ma indubbiamente caratteristiche di zona franca che si presta per attività di riciclaggio, quindi parliamo per la nostra regione di vulnerabilità. Grazie al Fondo Nazionale per la Sicurezza Interna, gestito dai precedenti governi nazionali, sono state investite ingenti risorse su progetti volti a valorizzare i nostri centri, quindi attraverso la videosorveglianza, le scuole sicure, prevenzione e contrasto dello spaccio nei luoghi più frequentati anche dai giovani, prevenzione delle truffe agli anziani e anche il progetto che è stato messo in piedi dai comuni del Lago Trasimeno per il contrasto all'abusivismo commerciale nella stagione estiva ne rappresenta una esemplificazione. Le risorse sono state attribuite a 22 comuni per un totale di circa 1 milione di euro, mentre altri 26 comuni della nostra regione hanno avviato progetti di vicinato per il controllo del territorio da parte di gruppi di cittadini. Una sinergia quindi che ci deve essere non soltanto tra istituzioni tra le istituzioni e le forze dell'ordine, ma anche a tutti i livelli. Quindi, considerato che l'istituzione della Commissione Antimafia ha avuto, diciamo così, un iter un po' che si è prolungato nel corso di questa legislatura e che è avvenuto soltanto nei giorni scorsi, voglio solo ricordare cosa Don Luigi Ciotti dell'Associazione Libera ebbe a dire rispetto a come il tema è stato trattato. Da questa maggioranza nessuna risposta, solo un silenzio assordante. Troppo tempo è passato dall'insediamento del governo all'istituzione della Commissione. Le numerose inchieste portate avanti dai magistrati e le forze dell'ordine, gli allarmi e le denunce contenute nell'ultima relazione semestrale della DIA dimostrano con chiarezza che mafia e corruzione sono ancora forti e che c'è bisogno di uno scatto, di un sussulto di coscienza prima che sia troppo tardi. E questo ritardo, appunto, dell'inizio dei lavori, non ha permesso, per esempio, il vaglio da parte della Commissione Antimafia degli eventuali impresentabili nella tornata dell'ultima elezione amministrativa che si sono appena concluse.
In occasione delle amministrative del 22, invece, l'allora Commissione Antimafia individuò ben 18 impresentabili e questo credo che sia un elemento sul quale fare una riflessione. Quindi questa differenza di sensibilità che il governo Meloni, diciamo così, nel suo agire rispetto al tema ha dimostrato, rappresenta un tema sul quale mi sono permessa di esprimere alcune perplessità. Eppure la Commissione Antimafia, non soltanto diciamo, nel definire il ruolo degli eventuali candidati, ma ha un ruolo molto importante e lo ha avuto nel svolgere quel lavoro di analisi e di appropriatezza anche per quanto concerne l'impiego dei fondi del PNRR. Quindi quello che volevo chiedere alla Presidente Tosei, a cui fanno appunto capo le deleghe di coordinamento degli interventi per la sicurezza dei cittadini, quali azioni di coordinamento sono state intraprese in questo senso durante questo periodo di legislatura, che è piuttosto ampio, e che effetti hanno procurato. Grazie. Grazie, consigliere Porzi. La parola alla Presidente Donatella Tosei. Sì, grazie, buongiorno. È necessario premettere subito che il coordinamento degli interventi per la sicurezza dei cittadini in capo a questa Presidenza ha una funzione di indirizzo politico complessivo, strettamente esercitato nell'ambito delle competenze affidate dallo Stato alle Regioni. La sicurezza di competenza delle Regioni e delle amministrazioni comunali è in primo luogo la sicurezza urbana, così come definita dall'articolo 4 della cosiddetta legge Minniti, che è la legge poi 18 aprile 2017 numero 48, che reca esattamente questa menzione, disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, definita appunto quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbana, sociale, culturale e recupero delle aree dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente anche con interventi integrati lo Stato, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. Questa è la declinazione a cui ci si deve attenere e su questo credo che ci sono state varie azioni indirizzate specialmente anche al recupero di zone particolarmente problematiche, come sapete tutti, che interessano la città capoluogo ma anche altre città, con interventi anche mirati da parte della Regione proprio per scongiurare questo degrado che purtroppo per anni e ancora oggi in qualche modo si può verificare. Il sistema complessivo della sicurezza di competenza regionale si completa con le azioni per la sicurezza integrata, cioè con quell'insieme di interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali al fine di concorrere ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali. Il sistema della sicurezza urbana si sviluppa inoltre in coerenza con le linee generali sulla sicurezza integrata, linee guida adottate con accordo in sede di conferenza Stato-Regioni e Stato-Città-Autonomie locali del 26 luglio del 2018 attraverso i patti per la sicurezza sottoscritti tra la Regione, la Prefettura, il Comune interessato, che nel nostro caso ha riguardato le due città capoluogo di provincia, Perugia e Terni. Tra l'altro giova ricordare che noi come amministrazione regionale abbiamo sottoscritto vari accordi e vari patti con naturalmente la Prefettura, ma con la Guardia di Finanza, protocolli d'intesa finalizzati proprio a scongiurare la possibilità di infiltrazioni malavitosi anche nella gestione
dei comparti molto importanti che conoscete tutti, che possono essere il PNRR o l'utilizzo di risorse pubbliche sulla programmazione comunitaria e quant'altro, quindi con uno scambio di informazioni, un accesso diretto che ci permette anche di monitorare costantemente questa situazione. Allo Stato sappiamo bene che compete l'ordine pubblico e la lotta alla mafia, alla Regione compete invece la promozione della cultura del rispetto della legalità, come giustamente indicato anche dalla legge regionale 16 del 2012. Per quanto attiene alla Commissione consiliare d'inchiesta, analisi e studi su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, corruzione, riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti, istituita con deliberazione dell'Assemblea legislativa numero 8 dell'11 febbraio 2020 e insediatasi in data 9 marzo 2020, credo che i risultati delle audizioni e del lavoro svolto siano pubblici, come quelli dell'Osservatorio regionale sulla criminalità e l'illegalità istituito presso l'Assemblea legislativa. Il Comitato Tecnico Scientifico per la Sicurezza e la Vivibilità, di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 del 2018, è un organismo che può essere interpellato e coinvolto in autonomia sia dalla Giunta regionale che dall'Assemblea legislativa. L'organismo in questione viene coinvolto puntualmente anche nel tavolo regionale di governance in materia di sicurezza urbana. Per quanto poi attiene ai beni confiscati alla criminalità organizzata, le regioni e i comuni si interfacciano direttamente con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e qui c'è tutta una disciplina normativa precisa che non può essere né interpretata, diciamo in modo soggettivo, no? Ma deve essere assolutamente applicata. Quindi, concludendo, questo è l'iter su cui ci indirizziamo, considerando che riteniamo tutti un bene primario quello della sicurezza, quello della legalità e tutti i percorsi che devono essere fatti. Grazie. Grazie Presidente Tesei. Per la replica Donatella Porzi. Grazie Presidente, io la ringrazio di questa sua risposta, sono soddisfatta di quello che ho ascoltato. L'intento dell'interrogazione era quello di richiamare l'attenzione non soltanto nostra, di consiglieri, della Giunta, ma anche di chi ci ascolta, su un tema così importante. Da Presidente del Consiglio nella passata legislatura fui la coordinatrice delle commissioni antimafia di tutta Italia, la prima volta che è stato istituito questo organo, proprio per cercare di rendere omogeneo un agire comune su un tema dove il raccordo tra i vari segmenti della società e delle istituzioni che operano in questa direzione fosse il più alto e il più forte possibile. So e seguo questi lavori, pur non facendo parte di questa commissione antimafia nella nostra realtà, ho seguito molte delle audizioni a cui lei ha fatto riferimento e reputo questo lavoro e questa azione di sensibilizzazione, che è l'unica cosa sulla quale possiamo mettere un discrimine tra quella che è la nostra intenzione e volontà e quello che è invece l'applicazione di protocolli, regole e leggi alle quali ci stiamo tutti attenendo, ecco, serva proprio per far percepire alla nostra comunità che su questo tema non c'è possibilità di deroga alcuna e che siamo tutti dalla stessa parte. Quindi la ringrazio per questa sua testimonianza e risposta che coinvolge e che manifesta un impegno comune sul quale maggioranza e opposizione sono sicuramente dalla stessa parte. Grazie. Proseguiamo con l'oggetto numero 2, ampliamento da parte della Regione Umbria del panel per lo screening neonatale esteso. Interroga il consigliere Fora, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Fora. Grazie vicepresidente, buongiorno alla Presidente Tesei, alla Giunta e buongiorno all'assessore Coletto. L'interrogazione ha come oggetto appunto lo screening neonatale esteso. Gli screening neonatali rappresentano un importante intervento di prevenzione sanitaria secondaria che permette la diagnosi precoce di un ampio spettro di malattie congenite. Lo scopo dei programmi è infatti quello di diagnosticare tempestivamente le malattie congenite per le quali sono disponibili interventi terapeutici specifici che, se intrapresi prima della manifestazione dei sintomi,
sono in grado di migliorare la prognosi della malattia e la qualità di vita dei pazienti, evitando gravi disabilità e in alcuni casi anche la morte. In Italia lo screening neonatale, gratuito e obbligatorio, viene effettuato fin dal 1992 e nel corso degli anni lo sviluppo delle tecnologie di laboratorio ha semplificato l'analisi di screening, estendendo appunto lo screening a un ampio spettro di malattie congenite, definito così screening neonatale esteso. L'Italia, peraltro, è il paese europeo con la politica di screening neonatale più avanzata e la legge del 2016 ha stabilito l'inserimento dello screening neonatale per le malattie metaboliche rare nei nuovi livelli essenziali di assistenza, così da poter garantire lo screening a tutti i nuovi nati. Lo screening neonatale esteso attualmente comprende 49 malattie metaboliche ereditarie e la legge di bilancio del 2019 lo ha esteso alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale, stabilendo l'aggiornamento periodico appunto dell'elenco delle malattie da sottoporre allo screening. La legge ha inoltre anche stabilito la revisione periodica, almeno biennale, della lista delle malattie da ricercare attraverso lo screening neonatale. È ovvio che migliorare la qualità di vita di un malato raro e mantenere e implementare in modo omogeneo lo screening neonatale in tutta Italia rappresenta una priorità, anche eventualmente con la necessità di un aggiornamento del modello organizzativo attraverso il quale questo viene condotto. La situazione di oggi qual è? Che in assenza di un decreto di aggiornamento del panel nazionale, che per la verità è in ritardo da legge nazionale da oltre 2 anni, molte regioni, consapevoli dell'urgenza anche dell'opportunità di aggiornare questa misura, si sono mosse in maniera autonoma, aggiungendo altre patologie al proprio panel e per la verità generando anche differenze regionali abbastanza incoerenti, direi, sul piano nazionale, visto che la salute di un neonato non può essere tutelata in maniera diversa in Umbria rispetto che in Calabria o ad altre regioni, perché ad oggi in effetti su 20 regioni 16 hanno attivato autonomamente almeno in programma un programma. Nella classifica delle regioni che hanno aggiunto il maggior numero di condizioni c'è la Puglia, con 10 patologie in più rispetto al panel nazionale. A seguire c'è l'Abruzzo, il Veneto, il Friuli e la Toscana, il Trentino, la Lombardia e la Liguria e altre. Da quello che ci risulta non c'è al momento nessun progetto attivo e nessuna patologia aggiunta in più rispetto a quelle attuali per la nostra regione, e cioè per l'Umbria. È chiaro che solo l'auspicato inserimento di tutte le patologie in attesa nel decreto ministeriale del panel nazionale può garantire che tutti i neonati abbiano gli stessi diritti, a prescindere dalla regione di nascita, e questo direi che è un fattore di civiltà e di democrazia fondamentale. Per questi motivi si chiede, si interroga la Giunta se intenda, in attesa dell'aggiornamento nazionale, come hanno fatto gran parte delle altre regioni italiane, aggiornare e ampliare il numero delle patologie all'interno del panel dello screening neonatale, migliorando quindi l'offerta regionale sanitaria, e ovviamente se intende attivarsi presso il Ministero della Salute per chiedere l'emanazione urgente del decreto d'aggiornamento del panel nazionale, che appunto ci risulta essere in ritardo di oltre 2 anni. Grazie. Grazie consigliere Fora. La risposta all'assessore Coletto. Grazie Presidente. Dal 2010 la Regione Umbria, la Regione Toscana e l'azienda ospedaliera Meyer di Firenze hanno avviato una collaborazione stipulando un accordo che prevedeva, oltre agli ambiti dell'accessibilità ai servizi di emergenza del trauma center pediatrico dell'azienda ospedaliera di Meyer, anche l'estensione degli screening neonatali a tutto l'ambito territoriale della Regione Umbria. L'accordo è firmato nel febbraio 2010, aveva validità triennale, è stato rinnovato nel febbraio 2013 e nel febbraio 2016. Per gli anni successivi è stata da noi chiesta la disponibilità accordata a proseguire la collaborazione con l'intento di ridefinire e puntualizzare i contenuti dell'accordo ormai datato. Come descritto dal testo dell'interrogazione in oggetto, lo screening neonatale esteso attualmente comprende 49 malattie metaboliche ereditarie e questo è quanto garantito nella nostra regione attualmente. La legge di bilancio 2019, articolo 1,544, modificando la 167 del 2016, ha in realtà previsto l'estensione ulteriore dello screening neonatale alle malattie
neuromuscolare genetica, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale e ha stabilito l'aggiornamento periodico dell'elenco delle malattie da sottoporre a screening. Per rendere attuativa la norma però deve essere promulgato, come accennava l'interrogante, un decreto di aggiornamento nazionale. In assenza di tale decreto diciamo che non è automatico quello che è l'aggiornamento. È nostra intenzione però farlo, seguiremo quello che è l'esempio della Regione Toscana e a breve avremo l'aggiornamento, nonostante il ritardo del Ministero, per il quale solleciteremo attraverso la Commissione Salute l'aggiornamento rapido appunto anche del decreto, in maniera tale che ci sia una norma ubiquitaria a livello nazionale e tutte quante le regioni possano godere di questo intervento per quanto riguarda le malattie metaboliche che colpiscono i nascituri, e si possa avere al più presto quella che è diciamo la certificazione di queste patologie per intervenire rapidamente. Si sa che in questo tipo di patologie prima si interviene, prima si salvano le vite. Grazie. Grazie Assessore Coletto, la replica al Consigliere Fora. Grazie Assessore, grazie perché la sollecitazione che ho questa mattina diciamo così evidenziato è stata assunta con un livello di responsabilità dalla Giunta e da lei, mi fa piacere. Rimane ovviamente il fatto che la responsabilità principale di questa vicenda è legata a un governo che evidentemente deve necessariamente intervenire al più presto per garantire quello che a mio avviso è il fattore più importante, cioè garantire gli stessi diritti a tutta la popolazione italiana e a tutti i nascituri italiani indipendentemente dalla regione da cui nascono. E il fatto che oggi la regione Umbria, al pari per la verità di molte altre regioni, decida intanto di procedere in attesa dei decreti che sono importanti ma che purtroppo non tutelano la vita dei bambini, mi pare un fatto assolutamente importante e di grande responsabilità, per il quale la ringrazio, al pari di una sollecitazione che tutti noi con gli strumenti che avremo continueremo a fare, e ovviamente la Giunta ne ha più di noi, di sollecitazione al Ministero affinché si sani velocemente questa vicenda, perché come lei giustamente ha ribadito la qualità e la prevenzione di malattie importanti che affrontate in maniera preventiva e urgente alla nascita possono intervenire in maniera a volte risolutiva nella cura di alcune malattie. Grazie.